Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale Leon Trip. Siamo qui ancora una volta con Hork Survival Evolved per andare avanti con la nostra avventura. Siamo con Ciacco, ragazzi, stiamo registrando di seguito. E andremo a caccia di... cosa? Ciacco. Un ptero. Pterodattilo, esatto. Poi io, ragazzi, con i nomi sapete che... vai. Lui è ovviamente al mezzo più veloce, io quello più lento, perché... però è più ha una livrea migliore, vedete? Dovrebbe essere. Mo, lo pterodattilo, o come si chiama, pterodonte, quando leggo il nome ve lo so dire, dovrebbe essere andato a questa direzione. Allontaniamo un pelo, vediamo. Perché l'avevamo visto, volevamo catturarlo, però ci mancava effettivamente le cose per catturarlo. Quindi abbiamo fatto una valanga di frecce narcotiche. Siamo dovuti andare a procurarci della carne per addomesticarlo e vediamo se ce la facciamo. E abbiamo fatto anche le bolas. Quindi, ma qua non vedo niente. Neanche, ma ce ne sarà uno da qualche parte rimasto, no? Qua stiamo in... non lo vedo più. No, infatti per me è spawna. No, ma magari si è allontanato. Quelli sono cattivi? No, no, quelli no. Eccolo là. Hai trovato? Sì. Sta scendendo giù, dobbiamo scendere da questa parte. Vai, fai il giro. Aspetta che faccio retromarcia che... no, aspetta. Parasauro, aiutami. Parasauro. Gira. Ok, è la sterzata è quella che è. Eccolo. Scendiamo? Sì. A posto. Dai, comincia a lanciare frecce. Allora. Ah, già, già è giù. Sarà a livello 1 questo. Ah, che miseria. Vabbè. Livello 11, dai. Si livellerà. Sì, sì. Intanto ammazzo qualcosa lì che... non ci viene a rompere le balls. Devo mettere la carne in inventario? Sì. Sì, sì, metti la carne. Ci ho messo un botto. E questo vola, credo si possa cavalcare volando, sarebbe una figata, giusto? Certo. Basta fare la sella. Oh, adesso, ragazzi, andiamo a vedere allora cosa... qua è un... petranodonte. Esatto. Adesso andiamo a vedere cosa serve. Servirà un botto. No, no, serve più che altro la chitina, cheratina, insomma. Bella per... stegosauro, manta, iguanodonte, mammut, uccello del terrore, mamma mia. Mi sa che non ce l'ho. So che non posso craftarla. So che livello sia perché sono tutte nere. Tra quelle disponibili è a livello 38. Cazzo. Quindi ci vuole ancora un po'. 38, io sono livello 33. Però no, aspetta, però ho un livello da fare, quindi. Ce n'è anche un altro, se vuoi andiamo a prenderlo. Aspetta che vado a guardare com'è la situazione. Ok. Ne avevo 3 da fare di livelli, altro che. Sono schizzato 36. Qui dove siamo? No, io non mi fido, io rimango qua a fare la guardia a questo, se vuoi. Vedi se riesci a catturarlo tu. Tra l'altro sta venendo anche notte, bel momento, eh.
Sì, no, ma infatti di lì non mi spingerei. Resterei qui. Domesticamento 40%. Ottimo. C'è qua una zucca. Se l'efficacia domatura, vedi la percentuale, se non scende sotto il 90%, ma non dovrebbe scendere sotto il 90%, prenderà 5 livelli. Quindi adesso è 11, quando sarà attamato sarà 16. Ah. Come si fa per mantenerla alta questa? Dandogli il cibo preferito. In genere in assoluto quello che preferiscono sono le kibble, che sono una ricetta che bisogna craftare utilizzando vari ingredienti, comunque che variano a seconda del vino. Mm-hmm. O altrimenti carne pregiata, carne di montone, queste cose qui. Ho capito. Quindi più roba buona mangia, più efficace la domatura, più livelli. Si dà e più velocemente si tama, e quindi maggiore l'efficacia del domesticamento. Gli diamo un paio di narcotici perché... Non ti fidi, eh? No. Adesso, tac! Guarda, dove sta? Vabbè, pazienza. Due gli ho dati. Ok. Eccolo. Al mio? Dai. Perché il mio? Vabbè, il mio. Che nome gli diamo, dai? Ciacco, che nome gli diamo? Dai. No, non lo so, fai tu, dai. Dai, lascio scegliere a te il nome. No, no, sceglilo tu, io non sono bravo con i nomi. Lo chiamiamo, siccome che vola, ragazzi, lo chiamiamo Boeing 747. Okay. Ah, andiamo, via. Sali, monta. Andiamo. Monta in sella tu col tuo paracadute. Ok, spero che quel coso ci segua. Sì, quello ci segue e noi scappiamo via perché c'è il Dodo Rex che non è proprio amichevole. È sempre una cosa di questo evento. Ok, io non lo vedo neanche, spero che... non lo voglio neanche vedere. No, no, è un dodo gigante praticamente, che lancia fiamme... Il panico, ragazzi, sta cadendo meteoriti, ci estingueremo tutti. Aspetta, amici, ho il 50. Sì, no, ma sono qui. Sto cercando di capire più che altro la strada, quindi non sto scappando. Aspetta, da dove... Ah, da qui, dai. Speriamo non si faccia niente sto coso. Ma tu sei un 747, cacchio, dovresti volare, fate che piove. L'ho scritto male anche Boeing, porca miseria, era Boeing. Oh, che è successo? Sta attaccando qualcosa qui. Attiva il passivo. Perché c'è sto rompiscatole di... Che palle si uccelli qua. Che tra l'altro adesso non si vedono neanche perché... E non vedo niente, quello è il fatto. Ci sta fottendo tutte le cose, io te lo dico. Sì, ma non lo vedo. C'è anche buio. Dici all'optero di atterrare, per favore. Ok. Boeing, aspetta, atterra. Come si fa? Che miseria. Che troia. Stai fermo. Fischia fermo. Aspetta, glielo dico io. È atterrato. Vabbè, ha rubato la carne marcia. A terra. Ok. Credo che adesso sia atterrato.
Ok, questo è quello buono. Dove sei, figlio? Ah, vabbè, metterò il VIP, ragazzi. Ho detto di attaccare... Cioè, non vorrei sprecare frecce narcotiche. Aspetta, vediamo, provo a prendere quelle normali. No, no, usa quelle normali. Una dovrebbe bastare. Sì, basta, ma lo devi beccare, però. Qui non ce n'è. Quello è il fatto, e non si vede niente. Dai, l'ha ammazzato il nostro nuovo ptero amico. Qua. Oh, grande! Adesso tu mi dai la tua carne, grazie. Bastardo, schifoso, maledetto. E credo che sia giorno, quindi se vuoi possiamo provare dall'altro lato, vediamo se c'è un altro pteranodonte. Perfetto, proviamo ad andare a vedere di cacciarne un altro. Dietro la carne però, perché non ce l'ho più. Aspetta, ma io sono con la carta dell'inventario. Ah, giusto, perché serve per addomesticare. Ah, ma mi ha fregato, bastardo, mi ha fregato i narcotici tutti. No, sì tutti. Sì, non ho più narcotici. Basta, vedi quanto sono bastardi questi. Questo è un problema adesso, mannaggia. Quanti vedi quanti ne riesci a... Vedi qui, quanti ne ri... Aspetta, lo sblocco anche io, sto in grado. Le frecce, dici, vero? No, le frecce per fortuna no, ma i narcotici sì. C'è qualcosa che ci sta attaccando. Cos'è? Ma io non vedo niente. Allora, senti la musichetta? Sì. Cos'è? Può essere. È finita. Non capisco. Oh, non lo so. Ah, qua c'è un dilo. Vabbè. Niente. Non vedo volare nulla. No, ma c'è un coccodrillo, non so se l'hai visto, eh. C'è proprio qua. Io mi allontanerei invece in questo momento. Vieni. È veloce sto coccodrillo? A terra non tanto, però quanto basta. In acqua, sì. In acqua è velocissimo. Scheggia. Adesso l'ho visto. Porca miseria! È veloce, sì. Sì, vabbè, ma noi dobbiamo andare nella direzione opposta, no? Perché è là il dilo. Scusa, il... Sì, però il problema, vedi che ci sono quanti di quei uccellacci. No, ce n'è anche un altro di coccodrillo là, hai ragione. Quindi ce n'è uno in acqua dall'altro lato e uno dove dobbiamo andare noi. Visto, invece. Ok. No, è un casino. No, rischiamo di perdere questi dino, dico, sì. Non lasciamo stare, dai. Dai. La fai risalire? Sì, sì. Okay. C'è il fiume? Vai. Vedi che fa, visto? Porca miseria! Ho visto! Non è normale sta cosa. Cioè, si è schizzato dall'altra parte. Sì, ma è un bug, è qualcosa che c'è di normale. Sì, no? Sì. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Qui c'è il pelagornis. Potremmo anche addomesticare, ma non abbiamo il pesce per farlo. Questo non è il pesce. Il pesce, vero? Questo mangia il pesce, sì. Utile. Ma posso provare a catturarlo al volo con la bolas? Eh? No, che deve dici? Essere a terra, deve essere a terra. Ah. Sarebbe una figata, sennò. E per risalire risale. Poi tieni sempre d'occhio la stamina, perché se gli finisce la stamina mentre sei in acqua, morite. Prendilo con le bolas, punta le bolas come se fosse un'arma.
che forse sta atterrando anche questo. Dai, 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 vieni da paparino. Ah, non l'ha preso? Oh, sì. Forse sì. Spara, però. Cazzo, e non... Bolas non dura in eterno le bolas. Non ho le frecce tutto. Narcotiche, cacchio. No. Okay. No, no, ce l'ho. Quanto cazzo ti serve? Ok. Vai. Vai. Mamma mia, gli incubi. Ma già è narcotizzato. Sì, gli ho fatto. No, di nuovo sti cosi, non ci credo. No, basta, rotto, Ma che palle. Che cazzo sei? Mo c'è la nebbia. Fanculo. Bravo. Bella mira. E allora adesso hai già messo il pesce, però è poco. Aspetta, vado a prendere il pesce. Sì, lo so. Vado a prendere. Ne avevo. È troppo tardi. Troppo tardi. Ok, vabbè, ragazzi, Ciacco purtroppo ci deve lasciare, sta nuotando verso casa attualmente, perché purtroppo tra una cosa e un'altra abbiamo fatto è fatta una certa, insomma, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Ciacco. Ciao Francis, c'è anche Francis, ragazzi. Peccato che Francis non sia in game. Gli si aggiorna il gioco. Cioè, non è possibile, ragazzi, non mi sono accorto, ma è veramente tardissimo. Io, cioè, mi spiace pure lasciarti il dino qua, provo a riportarlo in base, dai. Cioè, ma come ho fatto a non accorgermi? Un imbecille. Quando ci si diverte. E infatti. No. Dai, lo riporto in base. Ah, ok. Allora. Lo chiamiamo Sanpei. Vai Sanpei, vai. Come mai hai deciso questo nome? Ha detto che pesca. Ah. Ma adesso il problema è tornare a casa, perché se si è perso lui figuriamoci io. Allora, ragazzi, noi ci fermiamo qui al momento, anche perché insomma si è fatta una certa e dovremo cercare di tornare a casa. Ci vediamo alla prossima, grazie a tutti per essere stati con me. Ricordate like, commenti, condivisione del canale e dall'entrepreneur. Ciao, ragazzi.